Nonostante abbia confessato di essere il serial killer delle vecchiette uccise in Puglia, i giudici ancora una volta non gli hanno creduto e in carcere restano quindi altri imputati. Sono convinto che questo sia il più grosso caso di errori giudiziari della storia italiana e che le indagini svolte dalla Procura di Taranto appaiono più rivolte a tutelare i propri errori mantenendo in carcere persone innocenti che ricercare la verità. E Zedin Sebai, il killer delle vecchiette. Ieri per il tunisino è arrivato un altro ergastolo dai giudici di Taranto. Una condanna in più per lui, un innocente in meno in carcere. Eppure per 8 omicidi su 14 che ha confessato sono finite dietro le sbarre persone che non c'entrano nulla. Alcune di queste hanno lanciato appelli ai nostri microfoni. Uno si è già suicidato. È un modus operandi individuato dal medico legale da dove deriva chiaramente che è lo stesso serial killer che uccide tutte e 14 le donne. In un caso addirittura Sebai, mai imputato, era stato giudicato già colpevole e la sua posizione archiviata. C'è la lettera della questura di Taranto che scrive alla squadra mobile di Milano, dice per l'omicidio strano Anna Sebai Zidin è stato condannato all'ergastolo. L'innocente Vincenzo Donvito si è tolto la vita nel carcere di Teramo. A rischio ora ci sono altre persone come Giuseppe Tinelli. C'è il rischio che altre persone seguano la sorte di Donvito, sia Tinelli che dello stesso Sebai.